Ed eccoci Facebook Live, buonasera a tutti, sono Matteo Petaluga, mi sono appena messo la mia maglietta All Inners. Oggi in realtà non è per il mio live, ma per supportare il live del mio caro amico Fabio Gallerani che è venuto a trovarmi qui a casa mia, stiamo montando l'MG Studio e allora ho detto io per darti supporto, dato che questa sera il suo video in diretta andrà live dal mio studio, ok, da casa mia. Ho detto io per supportarti mi metto anch'io la maglietta All Inners, ok? E entro insieme a te nel live. Quindi stasera nel suo live, per chi segue anche Fabio Gallerani, ci sarò pure io in diretta con la mia maglietta rossa All Inners. Ciao ragazzi, vediamo un po' chi si collega. Ciao Susanna Capriata, ciao Patrizia, ciao Antonio Fontana. Sono stato cacciato fuori dall'ufficio, ok? Allora ho detto faccio un salto di sopra e faccio live da qui, ok? Ciao Laura Oggioni, ciao Mattia Borsati, grandissimo man. Ok, vediamo un po' chi altro si collega. Ciao Diego, ciao ragazzi, siete già più di 30 persone collegate in pochi secondi. Vediamo un po' chi altro arriva. Ciao Federico, fatemi sapere come va da voi. Allora no, grande, non vedo l'ora. È sempre presente, live tutti i giorni, non importa cosa succede. Mi hanno cacciato fuori dall'ufficio oggi, però ho detto io vado live lo stesso e vi porto un po' di divertimento, magari due risate insieme. Ciao Richard, ciao Marco Stefanini, ciao Rosaria Burgio, ciao Pietro, ok. Ragazzi, visto che sono qui di sopra, ho detto facciamo un breve tour di casa mia, dato che qualcuno me l'ha chiesto, vi faccio vedere un po' la casa nuova. Adesso sono al piano di sopra, ok? Vi faccio vedere un po' com'è. Questa è la casa, bellissima. Di là c'è il mio ufficio, anzi, tra poco magari facciamo un salto nell'ufficio, no? A vedere se Fabio Gallerani non mi caccia fuori. Questa è camera mia, vi faccio vedere. C'è gli jacuzzi qui vicino al letto. Questa, ragazzi, è la miglior cosa che uno può acquistare, questo qui per stirarci le camicie, eccetera. Qua c'è il jacuzzi, ogni tanto mi ci butto. E poi qua da sopra, vedi, spero che si veda fuori la piscina, il giardino. Bellissimo. Poi di giorno magari farò un video anche dalla casa, ok? Qui vi faccio vedere brevemente anche cos'altro c'è. Qui c'è una porta, ok, sto entrando dentro. Qui c'è il guardaroba di Teresa dove praticamente non mi è concesso entrare. Qui c'è un'altra porta e si va fuori, ok? Qui c'è una specie di terrazza, ok? E qua si vede tutto fuori, il giardino e tutto. I cani sono in giro, penso. Pace tranquilla, praticamente siamo fuori dal casino del centro a Valencia. Poi magari faccio un video anche di giorno per farvi vedere la casa, ok? Adesso chiudo tutto, se no qualcuno poi mi sclera addosso. Ok? E cosa vi volevo dire? Andiamo a vedere se il mio socio Fabio Gallerani mi sbatte fuori dall'ufficio, ok? Vi porto. Cosa dite? Ci proviamo? Proviamo ad entrare nell'ufficio di Marketing Genius, vediamo cosa sta succedendo, ok? Vi faccio vedere cosa stiamo combinando di là. Intanto vi faccio vedere una cosa. Vi faccio vedere mentre io lavoro, c'è Teresa lì con il cane che si guarda la TV, ok? Si fa un po' di buona vita, ok? Non vuole essere inquadrata. Aspettate che ritorno in fotocamera, eccomi qua. Allora, adesso vi sto portando al piano di sotto e andiamo a vedere nello studio di MG cosa succede, ok? Vediamo un po' chi c'è. Vediamo se mi manda a cagare oppure no, ok? Apriamo. Posso? Eccolo! C'è il mio amico Fabio Gallerani. Ragazzi, scusate il casino atroce. Siamo qua con le scatole. Cosa stiamo facendo di bello? Stiamo settando l'MG Studio Stiamo settando l'MG Studio. dove succederanno i miracoli dei prossimi mesi, il level up di Marketing Sì, vi Genius. faccio vedere un po' cosa stiamo combinando. Beh, questa qui è la mia lavagna storica dove mi vedete quasi ogni giorno. Oggi ve l'ho detto. Sono stato, anzi, addirittura Fabio mi ha spodestato la sedia del potere, Sede del CEO di Marketing nella Genius. sedia del CEO di Marketing Genius, ok? Vi faccio vedere un po' cosa abbiamo fatto. Abbiamo insonorizzato tutto lo studio qui e anche al di sopra. Quindi abbiamo messo tutti i pannelli, ok? Spero che l'audio sia buono, ma sicuramente è migliorato. Ancora ci manca qualche pezzo. Poi abbiamo insonorizzato per parte questa parete, la parte di sopra anche qui, e abbiamo insonorizzato anche sotto dalla finestra. In modo che quando si fanno le registrazioni, tra l'altro, registreremo anche a breve degli audio, dei podcast per Marketing Genius e quindi spero che si senta bene. Ma questo ufficio aveva tanto eco, è l'unico. Il beat di Marketing Genius, cosa stai facendo? Beatman, Cosa stai facendo? ti metto il beat. Abbiamo messo la canzone di Marketing Genius. Ok,
Cosa abbiamo fatto qui? Abbiamo comprato le luci, ok? Queste qui sono quelle psichedeliche che ti fanno diventare cieco. E poi abbiamo acquistato... Cos'altro abbiamo preso qua? Alcuni attrezzi per fare un po' di questione. Questo, ragazzi, ecco, vi faccio vedere anche cosa abbiamo. Questo qui è il famoso... è lo schermo verde questo, no? Quello è bianco. Questo è bianco, ok, però è lo stesso tipo di quello verde, no? Ecco, ragazzi, attenzione perché questo è storico, ok? Questo è lo schermo verde. Il tuo vero segreto. Okay, il mio vero segreto, ragazzi, il vero segreto dei video, dei miei video, è lo schermo verde, ok? Io, tutti i miei video sono falsi, ok? Il video che ho fatto poco fa con la piscina, la jacuzzi, sono falsi, ok? Io uso uno schermo verde. Che ti segue però. Che mi segue, esatto. Io praticamente ho Fabio Gallerani nei miei video che va in giro così, ok? Mi metto lo schermo verde dietro e quindi sono tutti taroccati. No, a parte tutto questo può servire perché... lo schermo verde ti permette, quando magari le condizioni di luce eccetera non sono buone, ti permette di modificare lo sfondo dietro di te. Quindi questo può servire anche nello studio. Abbiamo acquistato poi appunto il, diciamo, la parte per sostenere lo sfondo bianco o lo sfondo verde. Cos'altro abbiamo acquistato? Facciamo vedere. Abbiamo acquistato... cos'è sta mitraglietta, man? Quello è la mitraglietta segreta. Questa qui, ragazzi, è la mitraglietta di Marketing Genius, ok? Questa qui, vediamo un po' cosa c'è dentro. Apri tu. Io c'ho anche il... una forma strana. Cosa stai facendo? Spiamo Fabio Gallerani. Stavo andando con Gran Cardone. Non stava lavorando, ragazzi. Sessione di mentoring, allora, con Gran Cardone. Ragazzi, lui mi ha cacciato fuori dall'ufficio per poi guardarsi i pornazzi, no? Per poi guardarsi... pornazzi di 60 anni. Si sta guardando i video di Grant Cardone, che c'ha 60 anni. Il Gimbal. Eccolo, il Gimbal, ok? Questo qui, qualcuno lo conosce, ragazzi. Fatemi sapere chi l'ha comprato questo, che serve, sai, che ti segue mentre fai i video. Questo è veramente, veramente potente, lo useremo magari... E poi c'è anche... questa, la valigetta. E poi c'è la valigetta del serial killer, ok? La valigetta del serial killer, ma la devo aprire. Cosa c'è qua dentro? Qua dentro c'è quello potente, ok? Vi faccio vedere cosa c'è. Il Gimbal supremo. Qua dentro c'è proprio quello supremo, ok? Eccolo, ragazzi. Sembra la classica valigetta da serial killer, cioè sembra che tipo vai in giro con la pistola, col silenziatore... E invece c'è questo qui che è proprio quello supremo, che io ho paura a toccarlo, non so neanche come si usa. Eccolo qua. Eccolo, lui è proprio quello supremo, no? Eccolo qua. Questo qui è quello che ti segue, proprio ci metti la reflex sopra, ok? E questo qui è devastante e contiamo di usarlo magari per fare delle riprese. Ragazzi, restate sintonizzati perché Marketing Genius Television arriva veramente di potenza per prendere il mondo di internet. E oggi volevo un po' portarvi nel dietro le quinte di quello che stiamo organizzando. Poi abbiamo... cos'altro abbiamo qua in ufficio? Abbiamo preso, la telecamera, questa qui, Sony 4K. Cascano cavi a caso, ok? E poi abbiamo preso la reflex. Dov'è la reflex? È qua. Occhio. Abbiamo preso questa, ok? Chi ne sa di fotografia? Questa qui è la D80D. Su quell'80D che spero che sia valida, chi ne sa di fotografia mi dia un feedback, ma io penso che sia valida. Poi abbiamo preso anche l'obiettivo, quello giusto per fare i video. Scrollami l'obiettivo che ve lo faccio vedere. Eccolo qua. Che obiettivo è questo? L'obiettivo è F18, no, questo qui è EFS18. 135 mm. Ragazzi, chi ne sa di fotografia, videomaking, eccetera, mi dia un feedback, ok? La scelta l'ha fatta Fabio Gallerani sull'attrezzatura, su consiglio del nuovo videomaker di Marketing Genius che vedremo presto. Quindi, su cosa stiamo lavorando realmente? Stiamo lavorando per portare una vera e propria televisione su internet, ok? Showtime, dice Fabio. Una televisione dedicata al mondo degli imprenditori digitali, che come sapete si chiama Marketing Genius TV, ok? Che è la TV di chi non guarda la TV. Di chi è un po'... si è rotto un po' le scatole della solita merda che mettono in televisione e vuole invece una TV che ti faccia divertire, che ti insegni delle cose e che ti condivida valore. Questo è quello che faremo in Marketing Genius TV, questo è quello su cui spero stia lavorando Fabio in questo momento, ok? Tra poco vi dovrò lasciare perché dobbiamo preparare il power hour di Fabio, che sarà alle ore 20. E quindi andrò live insieme a lui, gli darò una mano e ripuliamo anche un po' lo studio qua, cerchiamo di rimettere tutto a posto.
Messaggio di oggi, cosa volevo parlare, visto che ho questa maglietta addosso, ok? Volevo parlare di quanto è importante essere un all-inner e andare all-in nella vita. Io dico sempre una cosa, se non hai deciso, cioè se non vuoi andare fino in fondo nelle cose, non iniziare neanche. Non iscriverti in palestra se non hai degli obiettivi, non iniziare a uscire con qualcuno se non hai degli obiettivi, ok? Qualsiasi cosa fai, non ti iscrivere all'università se non hai degli obiettivi, non iniziare a lavorare per qualcuno se non hai degli obiettivi. Il vero problema che io vedo là fuori è che le persone non sanno cosa vogliono dalla loro vita, ok? Mentre invece indovina un po' le persone di successo chi sono, sono quelle che sanno esattamente ogni singola cosa che vogliono ed è questo che ti porta poi ad avere i risultati. Essere un all-inner cosa vuol dire? Vuol dire essere una persona che come abitudine è uno stile di vita, ok? Il nostro prodotto principale Marketing Genius, lo sapete, si chiama All-In. Ma essere un all-inner significa andare fino in fondo nelle cose, quindi se per questo non l'abbiamo chiamato all-in, ok? Perché io voglio che le persone vadano fino in fondo, che vadano veramente all-in in Marketing Genius, così come ogni cosa nella vita. Ti cambia completamente la mentalità. E poi in un modo o nell'altro, guarda che è incredibile, quando tu prendi delle decisioni, è come se il mondo iniziasse a riorganizzarsi attorno a te. È veramente come se tutte le cose attorno a te inizino a cospirare per portarti al successo, però prima devi aver preso una decisione. Io l'ho raccontato qualche giorno fa di quello che mi è successo quando ho deciso di andare a Miami qualche anno fa, è come se nel momento in cui ho preso quella decisione tutto è iniziato ad arrivarmi, ok? Però tu devi fare il primo passo. Tu devi fare il primo passo se vuoi che le cose ti seguano. Mentre invece troppe persone dicono, no, aspetto di avere i primi risultati, no? E poi vado lì in Marketing Genius. Aspetto di avere i primi risultati e poi farò questo. Aspetto, invece non è così, ok? Pensa un po', se tu vai in palestra, ok, vuoi diventare pompato, tiri su un peso e poi dici, beh, aspetto di avere i primi risultati prima di fare un'altra ripetizione. Ma dove cazzo vuoi andare? Come cresce il tuo muscolo? Come diventi una persona più forte se aspetti i risultati prima di fare azione? Questo è lo scam in cui cascano tutti, ok? Tutti vogliono avere prima i risultati e poi fare, ok? Tutti dicono, beh, ma se io fossi in forma, ok? Immaginati una persona che è un po' sovrappeso e dice, ma se io tornassi in forma adesso, ok? Se io adesso fossi magro, andrei in palestra tutti i giorni per mantenermi perché sarei già motivato. Beh, indovina un po', non ti succederà mai, ok? Non ti succederà mai. Il vero segreto, io lo dico sempre, è fare azione nell'invisibile, ok? E fare azione per produrre le cose. Perché? Perché poi questa cosa qui l'ho vista da Anthony Robbins, ok? Vado ad invadere un attimo la lavagna. Però questa qui è veramente il messaggio del giorno, ok? Lo scam in cui cascano tutti, ok? Spero di riuscire a farcela tenendo in mano io il pennarello, ok? Lo scam in cui cascano tutti è questo, ok? Anthony Robbins diceva questo, ognuno di noi ha un potenziale, ok? Il problema è che si vede al contrario, attenzione, come si può rimediare se si vede al contrario, disegnare al contrario? No, col cazzo, faccio così, ok? Il grande Anthony Robbins diceva, tutti noi abbiamo un potenziale, ok? Quando tu non fai azione, ovviamente il tuo potenziale è zero, ok? Tu puoi avere, o meglio, il potenziale c'è ma è fermo. Tu puoi avere anche il fisico, no, potenzialmente di Schwarzenegger, ma se tu non ti vai ad allenare in palestra tutti i giorni, non vai proprio da nessuna parte, ok? Poi ci sono le azioni, ok? Anzi, potrei disegnarlo così realmente, che è ancora più semplice, ok? Come un cerchio, ok? Potenziale, azione e risultati. Queste qui sono le cose più importanti, ok? Tu hai il potenziale, tutti noi abbiamo un potenziale per ogni cosa che vogliamo fare. Il problema qual è? È che non facciamo azione, ok? Se non facciamo azione non abbiamo risultati, ok? Quindi qual è lo scam? È che tutti, no, non vedono i risultati, quindi non attingono dal loro potenziale, non fanno azione e il loro risultato finale è sempre zero, ok? Mentre invece se tu inizi a fare azione, cosa succede? Che ti arrivano i primi risultati, no? Se ti arrivano i primi risultati ti gasi ancora di più, inizi a prendere sempre più potenziale, quindi vai a fare ancora più azione, hai ancora più risultati, prendi ancora più potenziale, fai ancora più azione, hai ancora più risultati, prendi ancora più potenziale, fai ancora più azione, hai ancora più risultati, ok? Mentre invece la maggior parte di noi si aspettano di avere i risultati senza fare azione, ok? E quindi il loro potenziale rimane sempre fermo a zero. Recentemente ho visto anche un'intervista bellissima tra Tai Lopez e Grant Cardone, i nostri mentor, che sono le persone che ci seguono ultimamente, e Grant Cardone gli ha chiesto a
a Tai Lopez, ma tu, secondo te è meglio lavorare facendo meno cose ma di qualità oppure tantissime cose e un po' meno di qualità, ok? Quindi è meglio fare tanta azione, ok, fatta magari un po' meno bene, oppure poca azione però di qualità. E la risposta, indovina un po' qual è quella più scontata, cioè quella meno scontata, perché tante persone direbbero no, io preferisco la qualità, no? Preferisco fare la qualità. È vero che in tutto quello che fai la qualità è fondamentale, nel tuo business, nel materiale che compri, come stiamo facendo noi, eccetera, la qualità è fondamentale, però ricordati una cosa. Tu alla qualità ci arrivi con la quantità, ok? È impossibile avere la qualità finché tu non hai fatto quantità. È quello lì il segreto. Tanta gente mi dice: ma Matteo, io non so cosa dire nei miei video, mi aiuteresti a scrivere dei post? Mi dicono: tu sei bravo a comunicare, ma bravo a comunicare non è che tu nasci, che nel tuo certificato di nascita ti dicono: Matteo è bravo a comunicare. Non è una roba che ce l'hai nei geni, è una roba che tu sviluppi con la pratica. Quindi vuoi la qualità? Ok, devi fare pratica, è l'unico modo, devi fare azione massiccia. Vuoi risultati? Ok? Vuoi risultati? Devi fare azione per andare a prendere tutto il tuo potenziale. Se tu non fai azione, ok, il tuo potenziale rimane sempre a zero. Ok? Non vai ad attingere mai al tuo vero potenziale se non fai mai azione. Mi spegni con la scia. Ragazzi, è Scusa, scusa. partito l'audio di Fabio in sottofondo. Capito il discorso? Quindi uno. Ricordati, solo e unicamente facendo azione vai a scoprire qual è il tuo vero potenziale, che non lo tiri fuori tutto subito, lo tiri fuori lungo la via e diventi sempre migliore e migliore e migliore. Però dentro di noi ci sono veramente già tutte le risorse che ci servono, serve solo la capacità di fare esperienza, ok? Di andarla fuori, sbattersi e tirarle fuori. Ragazzi, io sono Matteo Pettaluga, vi mando un abbraccio grande, torno a lavorare qui in studio. Per aiutare Fabio Gallerani con la sua diretta e ci rivediamo domani live come sempre. Un giro di saluti velocissimo, ok? Proprio vero, dice Massimo Padula sta facendo azione Grande massiccia. Massimo! Un applauso anche il nostro nuovo boss qua dello studio, Grande dice. Massimo, ho appena licenziato Matteo Pittaluga dal CEO di MG, adesso ho preso il suo potere. In realtà no, se ti siedi in questa sedia diventi CEO di MG, quindi fra poco mi calcerà via. Però complimenti a tutte le persone che stanno facendo azione massiva, disumano. E ragazzi, Massimo Padula ha guadagnato penso 400-500 euro. Quanto ha fatto? Una Sulla cosa così. Sarà strada, su. verso i 600 Ha quasi inizialmente. guadagnato 600 euro di commissioni Marketing Genius in una settimana, in 10 giorni, ok? Da quando è entrato. Quindi è una persona che ha fatto veramente azione massiccia ed è l'unico modo di tirar fuori il vero potenziale, ok? E la cosa bella, ecco, lui penso che è veramente l'esempio di quello che vi ho detto. Perché? Perché lui ha iniziato a iscrivere persone in Marketing Genius e non arrivavano le vendite. Non arrivavano, ma lui non si è demoralizzato, ha continuato, continuato, continuato e poi boom, come sempre il successo ti arriva come un fiume in piena quando hai pagato il prezzo. È come dire, la vita ti dice: bene, stai facendo azione, adesso io non ti do i risultati e non te li do apposta, perché voglio vedere se mentalmente tu sei pronto, ok? Se mentalmente tu sei pronto, tu continui a fare azione perché se sai che sei sulla strada giusta, tu continui ad andare. È come dire, seguimi. Stai andando da qualche parte, ok? Se tu sei sicuro che stai andando lì e sei sicuro che quella è la strada che tu vuoi fare, non hai più bisogno di guardare il navigatore. Io tante volte sto tornando a casa, so già dove sono e non ho più bisogno di guardare il navigatore, posso anche spegnerlo, sti cazzi, anche se non so quanti chilometri mancano, io so che sono sulla strada giusta, perché lo sento, perché è quella che conosco ed è quella che mi piace. Questo è il mio messaggio per te, vai avanti e fai azione massiccia sempre e comunque. Un abbraccio grande e ragazzi, se non siete ancora all-in in Marketing Genius, no cazzate, no bullshit, no scherzi, prendi 349 euro, li investi in Marketing Genius e ti posso garantire che è il miglior investimento che puoi fare nella tua vita perché ti può completamente trasformare non solo il tuo marketing, non solo imparare come promuoverti, come fare soldi online, ma ti trasforma veramente la mentalità perché hai la fortuna di entrare in contatto con persone straordinarie che stanno veramente facendo azione ogni giorno e che ti daranno la forza in ogni momento di fare quello step successivo per arrivare al next level, ok? Ogni volta fare un passo avanti verso la tua libertà e il tuo successo. Quindi chi non è ancora lì nel Marketing Genius, ragazzi, 349 euro, no scuse, ok? È regalato, ok? Ci sono dentro le mie tecniche che mi hanno permesso di generare centinaia di migliaia di euro online, non solo a me, ma anche a tantissime altre persone, è regalato, ok? 349 euro è regalato. No scuse, ok? Acquistalo adesso, in questo momento, vai su Marketing Genius e vai all in. Un abbraccio grande, ragazzi, e a presto.